video di oggi è un po' diverso dal solito, un po' particolare, perché vi faccio vedere, vi spiego appunto e vi parlo del prodotto col quale ho ottenuto questi capelli fucsia. Come vedete sono praticamente biondo fucsia, nel senso che non ho ottenuto un colore intenso e omogeneo proprio perché non ho fatto alcuna colorazione. Ho voluto giocare un po' con i miei capelli e sono stata incuriosita da un prodotto trovato nello stand di Essence, che è appunto questo mascara che si chiama Color Flash. Come sapete, tempo fa Essence aveva lanciato dei mascara, vi parlo davvero di parecchi anni fa, ma io non li avevo mai comprati perché purtroppo non mi ispiravano. Quest'anno, all'inizio dell'anno se non sbaglio, hanno riformulato il prodotto e hanno rimesso in commercio appunto questi mascara con una nuova formulazione, con un nuovo packaging. Io li ho trovati così casualmente mentre guardavo all'interno dello stand, stranamente era completo, c'era davvero tutto e c'erano anche tutti questi mascara super colorati. Come viene specificato bene all'esterno negli ingredienti, c'è scritto che contiene carmine, che credo sia carminio, qualcosa di simile. È comunque un prodotto oftalmologicamente testato, non dovrebbe dare alcun problema. Io personalmente non l'ho utilizzato sulle ciglia perché non amo fare le ciglia particolarmente colorate. Il massimo che arrivo ad utilizzare è il bordeaux molto scuro e il marrone, questi sono gli unici due colori che in genere utilizzo come mascara. Non ho mai fatto assolutamente niente di così pazzo, quindi niente verde, niente blu, niente fucsia, niente giallo, insomma niente colori eccessivamente sgargianti. Questo mascara l'ho appunto acquistato solo ed esclusivamente per fare i capelli e ovviamente avevo varie idee. All'inizio volevo fare soltanto delle ciocche, poi mi era venuto in mente di fare soltanto le punte, e poi così mi sono lasciata un po' prendere la mano ed è finito che ho fatto praticamente un po' tutti i capelli. E il risultato mi è piaciuto perché è una cosa carina, diversa dal solito, che magari per un pomeriggio, una serata d'estate vi dà quel look, quell'aspetto diverso, boh, di cui avete voglia, di cui avete bisogno. Insomma, l'ho trovata una cosa molto carina da fare. È ovviamente una cosa che non va a danneggiare, non va a rovinare, è una cosa che ovviamente non è permanente. Avrete visto dalle immagini o vedrete dalle immagini com'è semplice utilizzare questo prodotto. È appunto un normalissimo flaconcino di mascara con il suo scovolino, completamente in setole sintetiche, e va soltanto applicato come se fosse un normalissimo mascara sui capelli. Ha una cosa bella, cioè che non sporca, al massimo vi sporcate le dita dell'altra mano mentre andate a cercare le ciocche o mentre cercate di spargere bene il colore sulla ciocca, però per il resto asciuga in una maniera talmente veloce che non vi andate assolutamente a sporcare i vestiti e non andate a sporcare comunque nient'altro. Io poi mi sono seduta sul divano senza rendermene conto, mi è preso uno spavento perché pensavo che appoggiandomi avessi sporcato la testiera, e invece poi quando ho guardato il divano era assolutamente pulitissimo. Quindi è un prodotto che si asciuga molto velocemente e di questo non dovete avere alcuna paura, alcun dubbio. È un prodotto modulabile, può essere applicato più volte per avere un'intensità sempre maggiore. Ed è un prodotto comunque carino perché appunto potete decidere voi dove metterlo, se lo volete solo sulle punte fate solo le punte, se volete magari tutte le lunghezze fate appunto le lunghezze e così via. Io, come avrete visto, sono andata poi ad applicarlo anche alle radici e anche appunto qua di lato, per avere un colore uniforme un po' dappertutto. Sicuramente sul capello biondo risalta molto di più perché il capello ovviamente è chiaro e il colore è più accentuato. Penso siano molto belli anche gli altri colori, ho visto un verde smeraldo che mi ha fatto venire davvero voglia di comprarlo dopo aver applicato questo fucsia e ci sto facendo un pensierino. Il prodotto va via semplicemente lavando i capelli o con dell'acqua corrente normalissima o con lo shampoo. Potete anche starci su una notte, non va ovviamente a macchiare il cuscino, però attenzione perché se magari la notte vi capita di sudare potrebbe succedere patatrac. Io generalmente preferisco tenerlo soltanto una giornata e poi quando torno a casa faccio la doccia e sciacquo via tutto. Unica pecca di questo prodotto è l'applicatore, non l'avreste mai detto, ma è così. Purtroppo l'applicatore vi costringe a ripassare sulla stessa ciocca per molte volte perché ovviamente essendo un applicatore più adatto alle ciglia che sono ovviamente più corte e richiedono appunto delle passate molto più veloci e molto più piccole, purtroppo nei capelli non è la stessa cosa perché
il cappello ovviamente è lungo, quindi se decidete di fare un'intera ciocca dovreste andare con il mascara e prendere, che so, dall'alto verso il basso e seguire tutta la ciocca. E purtroppo il pettinino, avendo delle setole così strette, non è adatto a fare appunto tutte le ciocche, quindi l'ideale sarebbe stato avere un pettinino completamente diverso o con denti più larghi che prendesse molto bene le ciocche. Invece questo purtroppo ogni tanto si incastra e niente, dovete abbandonare e ripartire ovviamente dall'alto della ciocca. Un'altra delle cose che si possono fare è ovviamente spargere il prodotto sulle ciocche con le dita, però a questo punto l'utilizzo dello scovolino è praticamente inutile. L'utilizzo che viene consigliato in particolare sul retro è quello di realizzare delle mesh. E infatti quello che vedete sui miei capelli sono delle mesh molto scompigliate, e questa è una cosa che mi è piaciuta tantissimo, che non hanno appunto, non sono uniformi e brutte da vedere, sono molto varie, e l'ho ottenuto davvero così, giocando un pochino con lo scovolino, cercando di passarlo senza troppa precisione, ecco. È modulabile come colore, può essere ripassato sullo stesso colore per andarlo ad intensificare, però come avrete visto dall'applicazione basta anche solo passarlo una volta per avere già un colore super intenso. Per quanto riguarda l'applicazione sulle ciglia, se vi interessano i trucchi particolarmente colorati, è un mascara addirittura volumizzante, quindi se la cosa può interessarvi per le ciglia, appunto agisce volumizzando. E niente ragazze, questo era tutto, la mia recensione del mascara colorato di Essence per ottenere appunto questi giochi di colore sui capelli e cambiare faccia ogni tanto. Fatemi sapere se voi l'avete visto, se il prodotto vi è incuriosito, se vi piace. Ovviamente è una cosa un po' pazza, non credo tutte quante andremo a fare tutti i giorni i capelli colorati, però so che a tantissime di noi piace cambiare e ogni tanto, secondo me, un po' di colore non guasta. A me poi piace da morire fare delle cose sempre diverse sui capelli, quindi vado a sperimentare e a provare sempre cose nuove. Niente, fatemi sapere un po' che cosa pensate di questo prodotto, se i capelli così un po' fluo sul fucsia vi piacciono. Come al solito aspetto i vostri commenti e vi mando un grosso bacio. Ciao!